Ciao e benvenuti nel mio canale. Oggi continueremo a giocare a My Lovely Cat. Continueremo la storia con Nora e dobbiamo cominciare l'episodio numero 5. E qui c'è scritto 6, ma in realtà è il 5, però va bene. Ho appena finito di pulire il pavimento e di fare la colazione. Ammiro con soddisfazione il mio lavoro mentre faccio schioccare le dita della mano. Mentre mi dirigo verso la stanza dello staff, sento delle voci provenire dal suo interno. Questa voce... Sora? La porta era aperta, quindi sbircio all'interno. Vedo i suoi riccioli caratteristici. Sembra essere molto eccitato, anche a giudicare dal tono di voce. Sora? E? Di fronte a lui qualcuno che non mi sarei mai aspettata. Cosa? Colta dallo stupore, mi nascondo dietro al muro. Nora? Non ci posso credere! Sbircio di nuovo dentro in modo furtivo. Capelli corvini e occhi dorati, è senza dubbio Nora! Per fortuna nessuno dei due sembra notarmi. Sora è di spalle. Sora sta parlando con un altro gatto. Il mio cuore prende a battermi all'impazzata. Di cosa mai staranno parlando? Muoio dalla voglia di saperlo. Anche se so che origliare non è una buona cosa, non posso farci nulla. Nora, Sora, vi chiedo scusa. Tendo le mie orecchie chiedendo scusa ai due tramem. Davvero hai visto ciliegie in fiore una volta? Intendi quei fiori rosa? Mi pare ovvio. Wow, è incredibile. Ho sempre sentito parlare della fioritura dei ciliegi, ma non ho mai avuto modo di andare a vederne uno. Capisco. Praticamente sta parlando solo Sora, però. Ma anche Nora non sembra essere infastidita da lui. A quanto pare non c'è bisogno di preoccuparsi. Anche se mi chiedo come siano arrivati ad un argomento del genere. Glielo chiederò dopo. Li lascio in pace. Non vorrei rischiare di disturbarli. Inoltre è proprio un argomento carino. Contenta di ciò a cui avevo assistito, torno a svolgere preparativi per la giornata. Sora, Rin, grazie per il vostro lavoro. Grazie a te, Tsuki. Tsuki, grazie a te per il tuo lavoro. Durante la pausa pranzo, in stanzina dello staff, trovo Sora e Rin. Ah, proviamo a chiedergli. Riguarda Nora. Come vanno le cose con Nora? Credo di aver fatto qualche passo in avanti. Sul serio, oggi vi ho visto parlare insieme. Ah sì, non me ne sono minimamente accorto. Ora che ci penso, ieri sera eri sul retro con Nora, vero? Sì, ieri ho provato a parlarci un po'. Anche se sapevo che la conversazione non sarebbe durata molto, ho deciso di fare come Tsuki e di insistere un po'. Dice Sora sorridendomi. Però ad un certo punto sembrava essere un po' confuso, quindi ho fatto per andarmene e lasciarlo un po' solo. Ah, capisco. Mando giù rumorosamente la saliva in bocca. Mi sentivo in qualche modo tesa a sentire il racconto. Inaspettatamente il mio discorso di ieri forse aveva avuto qualche risultato. Forza, Nora! Ma a quel punto, da dietro, Nora dice «Aspetta!» Racconta Sora ridacchiando amichevolmente. «E che sei troppo luminoso!» mi dice. «Troppo luminoso!» ripete Rin in modo perplesso. «Ah, l'ha detto!» Mi ha spiegato che in realtà non sa bene come comportarsi con me, perché i suoi occhi appaiono troppo luminoso. Oh! Nora! Esatto quello che disse a me. Perché non dici a Sora quello che pensi di lui? Quel giorno di pioggia gli avevo detto di dirgli letteralmente quello che pensava. Nora non sembrava molto entusiasta all'idea all'inizio. Si è ricordato del mio consiglio. All'inizio non ho capito bene di cosa stesse parlando. Poi ho capito che si stava riferendo a me. Io? Rispondo io.
Sora si gratta leggermente la guancia con l'indice un po' imbarazzato. Ero davvero stupito, ma allo stesso tempo sollevato, perché ho avuto la certezza che almeno non mi odiava. Dice Sora contento. Ed è così che avete iniziato a parlare? Già, anche se per la maggior parte del tempo sono sempre io a parlare. Oh, capisco cosa vuol dire. Sentendo Sora dar voce ai miei stessi pensieri, mi scalda il cuore. Nora ha preso l'iniziativa per migliorare le cose. Dacci dentro, Nora! Mi sento commossa a tal punto da avere gli occhi umidi. Sono davvero felice per voi, Sora, Tsuki. Rin ci sorride ad entrambi. Tsuki, senti un po' qua. Alcuni giorni dopo, mentre preparavo la colazione, il capo visibilmente eccitato viene da me. Di solito l'unica cosa che lo eccita sono i gatti. Io non sono un gatto. Che succede, capo? Fa agitare pure me. Sai, anche Nora ha detto miau al meeting di oggi. Ah! Richiamo alla mente il solito meeting giornaliero del capo con i gatti. Il capo parla con la sua solita vocina smielata ai gatti e loro tutti reagiscono a modo loro. Io posso capire le loro voci, ma immagino che al capo risultino essere tutti dei miau miau miau. Fino a ieri Nora non aveva mai risposto. Fino a ieri Nora non mi aveva mai risposto indietro, nemmeno un po'. Anche se ultimamente lo sento miagolare ogni tanto, non lo aveva mai fatto durante un meeting. Questo vuol dire che finalmente il mio amore ha vinto su di lui. Ah, no, forse il mio di amore ha vinto. Dice il capo sull'orlo delle lacrime di gioia. Davvero una bella notizia. Sono davvero contento per lui e sembra pure che abbia iniziato ad andare d'accordo con gli altri. Il mio sogno nel cassetto di vedere Nora andare d'amore d'accordo con tutti si sta forse avvicinando. Glielo auguro. La sua gioia mi contagia. E vai! Allora anche oggi diamo il 120%! Esclama tornando saltellando di gioia in cucina. Il suo buon umore durò per tutta la giornata. Io tornai a fare la colazione pensando al capo e Nora. Quel pomeriggio, Shiro, Sora, Leo, Rin e io siamo tutti a fare pausa come al solito. Vado a cercare Nora, mi rilasso, controllo la situazione in giro. Posso andare a cercare Nora? Aspetta, dov'è Nora? Prima l'ho visto dirigersi sul retro con espressione assonnata. Probabilmente un po' stanco, visto quanti ospiti c'erano oggi. Recentemente, spesso in salotto. Capisco, allora sarà di certo di là a schiacciare un pisolino. Tra l'altro, di cosa stavi parlando questa mattina con il capo? Questa mattina? Ecco... Gli spiego ciò che ci siamo detti. Il loro sogno. Ripensando alla conversazione con il capo mi torna in mente la storia del desiderio dei gatti. Ah, ora che ci penso, la prima volta che sono arrivata qui mi avete parlato di una certa leggenda riguardo al fatto dei desideri che diventano realtà, vero? Ho sempre voluto far chiarezza su questa storia e oggi mi sono decisa. Tutti mi fissano. Non è che potreste dirmi qualcosa in più al riguardo? Chiedo con voce seria. Ho come l'impressione che questa fosse una storia di una certa importanza per loro. I quattro si scambiano delle occhiate tra di loro. Non credo che ci sia qualche problema, no? Stiamo parlando di Tsuki. È vero, inoltre potrebbe essere che sia davvero lei l'umana della leggenda. Concordo, e poi non mi sembra che avessimo stabilito di tenere segreta questa storia. Grazie delle vostre parole, davvero. Allora diciamoglielo, no? Va bene, allora ci penso io. Shiro si schiarisce la voce. Beh, come leggenda è abbastanza semplice comunque. Introduce Shiro, per poi iniziare a raccontare. Non è niente di che. Voglio comunque sentirla. Quando ti apparirà dinanzi un umano in grado di vedere la tua vera forma, uno dei tuoi desideri potrà diventare realtà. Una leggenda che si tramanda di gatto in gatto. Una persona in grado di vedere la loro forma.
In effetti a me loro appaiono tutti come dei normali esseri umani. Ma è possibile che esistano altre persone con il mio stesso potere? Non mi sembra di essere dotata di chissà quali poteri. Non è detto che sia per forza io la persona della leggenda. Non capisco come potrei mai essere in grado di realizzare i desideri di qualcun altro. È tutto a posto, Tsuki. Ero rimasta assorta nei miei pensieri per alcuni secondi. Ah? Ah, sì, sono solo un po' confusa, ma sto bene. Dico io, poco convincente. Il fatto è che mi risulta un po' difficile crederci. Anche io, prima di incontrare te, Tsuki, pensavo che fosse solo una superstizione. E comunque non è detto che sia per forza Tsuki la persona della leggenda, giusto? I quattro gatti si scambiano le proprie opinioni mentre io rifletto tra me e me. Voi avete dei desideri che vorreste vedere realizzati? Leo non parla, Rin non parla, Shiro non parla più nessuno, ok, va bene. Alla mia domanda il silenzio cade improvvisamente sulla stanza. Nessuno accenna a rispondere. Ah, scusate, ho detto qualcosa di inappropriato? Io ne ho uno, ma non l'ho mai detto a nessuno e immagino sia lo stesso per gli altri. Sora è il primo a parlare. Già, anche per me è così. Risponde Shiro fissando un punto nel vuoto. Lo stesso vale per me e anche tu, Leo, vero? Quello di Leo già lo sappiamo. Lui ride. Leo invece non apre bocca. Capisco, grazie per avermi parlato della leggenda. Ho come l'impressione che il loro desiderio sia strettamente correlato ai loro passati. Ognuno ha qualcosa del suo passato di cui non vuole parlare. È stato stupido da parte mia chiedergli questo con così tanta leggerezza. Nora, che abbia anche lui un desiderio nascosto? Improvvisamente mi viene in mente lui. È meglio che lascio perdere, non credo proprio che sarebbe felice se mi mischiassi nelle sue cose. I nostri desideri li conosciamo solo noi. Eh? Sorpresa dall'uscita di Rin, alzo lo sguardo. Ma credo che quando si sentirà pronto, Nora te ne parlerà. Ah, forse hai ragione. Concordai con le sue parole. Il mio cuore iniziò a riempirsi di uno strano mix di emozioni, che pendono tra l'aspettativa e l'insicurezza. E ok, abbiamo finito quindi anche l'episodio numero 5. Molto bene, quindi abbiamo appreso un po' di più sulla leggenda, anche se noi in realtà già la sapevamo questa cosa, però chissà qual è il desiderio di Nora, adesso non vedo l'ora di scoprirlo. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate voi giù nei commenti, se questo episodio vi è piaciuto mettetemi un like, se volete aiutarmi e sostenere il canale potete farlo grazie a Ko-fi e giù nell'info box troverete il link. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video e noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!